la conferenza delle regioni, tutte le regioni assieme, ed è stato particolarmente complesso portare tutti sulla stessa proposta, abbiamo rappresentato al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro del Tesoro una situazione che è insostenibile per tutti, e lo dico dalla postazione dell'Emilia Romagna, che non è quella messa peggio. Quindi se è insostenibile per noi, per le altre regioni ovviamente è ancora peggio. Quindi a questo punto il governo si è impegnato a darci una risposta per dire se vuole mantenere i servizi o sopprimerli, che non siamo di fronte ad un taglio che può permettere una razionalizzazione o un efficientamento del settore. Siamo su un crinale dove di qua ci sono i servizi e di là non c'è più nulla. Siamo di fronte ad una situazione che forse non è chiara ai decisori del governo, perché noi abbiamo fatto un po' di calcoli precisi su quali sono gli effetti di una manovra di questo tipo, calcolandoli criterio per criterio, e c'è un rapporto di 1 a 10, cioè se vengono a mancare 60 milioni per la regione Emilia-Romagna vuol dire che l'effetto danno che si provoca in Emilia-Romagna è di 600 milioni fra costi di congestione, costi sull'ambiente, riduzione del numero di passeggeri, riduzione degli incassi e lavoratori che vanno in mobilità, perché le imprese che svolgono quei servizi ovviamente si ritroveranno senza clienti. Noi abbiamo convocato questo tavolo, il cosiddetto patto della mobilità, l'anno scorso. Questo ci ha consentito di tenere insieme tutti i soggetti e di resistere nel corso del 2011, avendo offerto tutto sommato un livello di servizi che non è drammaticamente calato. L'abbiamo riconvocato a ridosso di decisioni importanti, perché primo riuscire a condividere le informazioni e a condividere anche la conoscenza di merito di ciò che sta accadendo. È lo stesso tavolo nel quale porteremo e riporteremo le decisioni nel momento in cui il governo non dovesse rispondere come ci aspettiamo.